Bim Bim, benvenuto al nuovo lavoretto creativo. Oggi vi mostrerò come fare una volpe con i rotoli della carta igienica. Ci serviranno forbici della punta arrotondata, rotolo di carta igienica, colla stick, matita, tratto pen, pennello, tempere, cartoncino arancione e cartoncino bianco. Iniziamo prendendo il nostro rotolo della carta igienica e a colorarlo tutto di arancione. E lasciamo asciugare. Intanto che si asciuga, prendiamo il cartoncino arancione e con la matita disegniamo una coda. Adesso ritagliamo. Prendiamo il cartoncino bianco e ricalchiamo solo la parte superiore, perché ci servirà per fare la codina bianca. Disegniamo una specie di linea ondeggiata e la ritagliamo. In questo modo. Adesso incolliamo la parte bianca sopra quella arancione e utilizziamo la colla stick. La incolliamo ed ecco la coda. Sempre col cartoncino arancione e bianco andiamo a fare le orecchie. Adesso pieghiamo a metà questa parte e la ritagliamo tenendo fermo, così da avere due orecchie uguali. In questo modo. Adesso facciamo la parte interna bianca. Prendiamo il cartoncino bianco e facciamo la sagoma dell'orecchio. Dopodiché facciamo a mano libera la parte bianca, pieghiamo il foglio e tagliamo quello che abbiamo disegnato a mano. Adesso, sempre con la colla stick, andiamo a incollare. Mettiamo da parte. Infine, col cartoncino bianco andiamo a fare la faccia. Per fare la faccia, dobbiamo disegnare un cuore. Mettiamo lì. Adesso assembliamo tutto. Prendiamo il nostro rotolo che ormai si è asciugato, con la colla stick incolliamo il nostro volto adesso. Giriamo, incolliamo la coda e mettiamo la colla solo nella parte finale. E incolliamo le orecchie. Facciamo il volto della nostra volpe. Andiamo a fare gli occhietti. Adesso il naso.
Ed ecco il nostro risultato finale.